delle storie ci sono giunti i primi 4 libri e alcuni capitoli del quinto che riguardano gli anni 69-70. L'opera doveva verosimilmente comprenderne 14 ed estendersi fino al 96 d.C. Per avere un'idea generale delle storie, è utile soffermarsi su un passo significativo del proemio, che costituisce una sorta di locandina dell'opera. Affronto un'opera ricca di vicende, funestata da guerre, agitata da rivolte, resa orribile anche dalla pace. 4 gli imperatori uccisi, 3 guerre civili, ancora più numerose quelle esterne e per lo più intrecciate, contemporanee. Favorevole la situazione in Oriente, sfavorevole in Occidente, l'Illirico sconvolto le Gallie che oscillavano, conquistata la Britannia e subito perduta. Ma anche l'Italia è stata colpita da sciagure mai udite prima o riprese, tornate a presentarsi, dopo una lunga serie di secoli. Città ingoiate dalla terra o crollate sulla costa fertilissima della Campania. Anche la capitale fu devastata da incendi, con la distruzione di antichissimi templi e addirittura il Campidoglio incendiato dai cittadini. Ancora più crudelmente si infierì a Roma nobiltà, ricchezze, cariche politiche, tanto rifiutate quanto esercitate, costituivano un crimine e la morte violenta garantita per i valorosi. Le ricompense ai delatori non erano meno odiose dei crimini, quando, essendosi procurati alcune cariche sacerdotali e consolati, come fossero bottini di guerra, altri il governo di una provincia o un influsso a corte, sconvolgevano e turbavano tutto, sollevando l'odio e il terrore. Corrotti i servi contro i loro padroni, i liberti contro chi li aveva liberati, e chi non aveva nemici fu schiacciato grazie agli amici. Il periodo storico che Tacito si appresta a narrare è l'esatto opposto dell'età dell'oro celebrata dalla propaganda augustea negli anni della fondazione e del consolidamento della nuova forma di governo, il Principato, inaugurata da Ottaviano Augusto nel 27 a.C. Non un'epoca di pace, ma un'epoca funestata da lotte intestine per il potere e da conflitti che interessano in modo particolare l'area occidentale dell'impero. Non un'epoca di prosperità e di serenità, ma un'epoca segnata da calamità naturali nella zona più fertile dell'Italia, la fecondissima Campania. Non un'epoca all'insegna della pietas, ma di irriverenza nei confronti degli dèi, come attestano gli incendi dei luoghi sacri, di corruzione e di immoralità, dai più alti gradi della società ai più bassi. Un quadro a tinte fosche che evidenzia la consapevolezza da parte dell'autore che il sistema imperiale creato da Augusto un secolo prima per garantire pace e stabilità ha in qualche modo gettato la maschera, rivelandosi per quello che è: una monarchia di fatto dipendente dalla personalità di chi esercita il potere, la quale non è sempre all'altezza del compito. C'è tuttavia un altro aspetto che contraddistingue le storie e che emerge anche dal passo che abbiamo appena letto. Quello che accade a Roma, la capitale e la sede del potere, conserva sì un'importanza cruciale, ma è solo una parte di un organismo immensamente più grande. Per capire la storia, guardare alla situazione di Roma non basta più. Lo sguardo deve ampliarsi all'impero nella sua interezza.